Ministero sostiene le scuole autonome in una stagione che vuole riaprire gli investimenti nella scuola dopo un periodo in cui ce ne sono stati pochi. E ieri al Senato è finito il percorso del decreto scuola, che rappresenta un cambio di passo, un primo momento di ripresa di investimento nella scuola. C'è ancora molto da fare. Il nome è il modo più semplice che abbiamo per riconoscere le persone. Allora, se pensiamo alla scuola, la scuola deve essere quel posto dove vengono riconosciute le differenze e dove si cerca di costruire un nuovo modo di stare insieme, basato sulla cittadinanza, sulla sovranità, sul senso di appartenenza a un sistema più grande, dove ognuno viene riconosciuto per quello che è. Allora, in questo senso, oggi abbiamo deciso di interloquire i giovani delle associazioni che aderiscono ad ACCOS in tutta Italia proprio su questo tema, chiedendo loro di intervenire, di proporre una serie di questioni da sottoporre al sottosegretario dell'istruzione Marco Rossi Doria. Con oggi la Fondazione Benvenuti in Italia chiude la campagna iniziata 3 anni fa dal titolo 8 per 1000 mandalo a scuola. Parole come missione compiuta sarebbero fuori luogo, però parole come punto e a capo sono doverose. Abbiamo lanciato la campagna, abbiamo contribuito ad ottenere dei risultati, tiriamo una riga, facciamo un bilancio e decidiamo come andare avanti.